Questo gel che sto utilizzando è molto morbido all'inizio, quindi per la lavorazione e l'applicazione, ma quando si asciuga diventa waterproof, quindi rimane fermo, immobile dove lo abbiamo posizionato. Nel mentre, se hai consigli di marche per l'eyeliner. Allora, se volete un eyeliner super nero, resistente, waterproof, assolutamente Inglot. Non utilizzando altri colori che vanno a correggere, l'effetto sarà diverso, sarà più preciso anche con un close-up di una foto o di un video, come in questo caso. A sfumare l'eyeliner. Non dovrà essere un effetto pieno e lineare, ma dovrà essere sempre il nero che va a sfumare negli altri colori, in gel. Quindi queste qua mi sento di consigliarle perché questo webinar vi sia servito. Tratterà del contouring, quindi vedremo come scolpire il viso con diverse tecniche, sia in crema che in polvere, come scolpire i contorni del viso, il naso, la bocca e come allungare anche gli occhi. Spazio dedicato al make-up, benvenute a tutte, ma sul fondotinta, quindi sulla nostra base, e dopo lo faremo con i correttori dei chiaroscuri, che poi evidenzieremo maggiormente, quindi metteremo in maggior risalto usando degli illuminanti, delle polvere illuminanti. Piccoli dettagli che però fanno e faranno sempre un effetto. Perché sto usando questo rosato? Sto usando questo rosato leggermente sulla parte della guancia per richiamare un pochettino sia il colore della bocca sia lo smalto della nostra modella.